In occasione della Tirreno Adriatico, che lunedì 12 marzo farà tappa a Fano, oggi alla scuola primaria Corridoni verrà inaugurata una mostra intitolata Biciclette da corsa di ieri e di oggi. E la mostra è stata allestita al primo piano della scuola e potrà essere ammirata appunto fino a lunedì 12 marzo, quando la carovana arriverà in Viale Gramsci, dopo aver percorso un circuito cittadino di 12,8 km che dovrà essere ripetuto per due volte. Dario, tu sei l'organizzatore nonché anche il presidente dell'Italian Legend Bicycle, di questa associazione che ha organizzato tutta questa mostra, l'allestimento. Quando è nato il progetto? Anche perché voi ne avete un'altra a Pesaro. Sì, sono il presidente di questa associazione. Due mesi fa, molto poco tempo, diciamo pochissimo tempo, abbiamo organizzato questa mostra col comune di Fano. Abbiamo tante biciclette nella nostra mostra permanente, quindi abbiamo portato alcune. Le più belle, diciamo, le abbiamo portate a Fano perché siamo in sinergia naturalmente col comune di Fano, con degli esercenti che ci hanno sostenuto e degli altri negozianti di biciclette che hanno aderito a questa iniziativa in occasione del Tirreno Adriatico che arriverà lunedì qui da noi. Ecco, si ripercorre un po' anche alla storia del ciclismo. Certamente, le biciclette d'epoca raccontano le storie che sono avvenute, no? Tutte le più belle manifestazioni, le più belle vittorie dei campioni, e ogni bicicletta ha una sua storia da raccontare. Ad esempio, quali abbiamo? Perché ce ne sono di importanti. Ce ne sono di importanti, qui ne abbiamo portate tre. Abbiamo 12 biciclette dei campioni nella nostra mostra, quindi abbiamo tre. Abbiamo portato quella del record dell'ora di Moser dell'88, che nell'88 a Stoccarda Moser ha fatto 50,800 km in un'ora, il record dell'ora a livello del mare. Abbiamo la bicicletta, una delle quattro biciclette esistenti al mondo, di Marco Pantani, che nel 98 ha vinto il Giro Tour. Abbiamo avuto la fortuna di collezionarla, di trovarla. E poi abbiamo la bicicletta, la Chiorda, di Felice Gimondi, che nel 72 è diventato campione italiano e secondo al Tour de France dietro a Eddy Merckx. Tutta questa manifestazione viene anche dal fatto che Enrico Paolini, un pesarese, ma fanese di adozione perché è residente qui, è anche mio vecchio direttore sportivo, ma ha vinto nel Giro di Svizzera del 74 davanti a Eddy Merckx. Quindi ecco, mi voglio ricollegare a Felice Gimondi, che è stato battuto da Eddy Merckx, ma un fanese di adozione ha battuto Eddy Merckx, e quindi è nata questa idea di questa esposizione qui a Fano. Ricordiamo anche, per chi volesse vederla, anche dove si trova quella di Pesaro. Sì, a Pesaro, su appuntamento, apriamo la nostra mostra permanente in via degli Abeti 94 a Pesaro. Abbiamo circa 125 biciclette, tutte datate, sì, tante. Per chi non fosse invece un esperto di ciclismo, quali sono le parti fondamentali che bisogna addocchiare? Ma questa manifestazione l'abbiamo chiamata le biciclette di ieri e di oggi. Le biciclette, diciamo, da parte della bicicletta più interessante sicuramente il gruppo della guarnitura, del cambio, che data in modo preciso la bicicletta. C'è stata un'evoluzione notevolissima del cambio. Basti pensare che una volta si doveva cambiare praticamente pedalando all'indietro, adesso abbiamo nelle biciclette moderne il cambio elettronico. Altri tempi. Altri tempi. E possiamo vedere qui in questa mostra anche delle biciclette ultramoderne, molte col frenadisco, cosa che non si era mai vista prima, con il cambio elettronico, sicuramente una nuova era per la bicicletta, sicuro. Una che mi ha incuriosito particolarmente è una di quelle di Moser, perché ha la ruota posteriore molto grande. Sì, sì. Gli anni 80 sono stati degli anni di sperimentazione. Moser cercava con questo rotone di avere più un effetto volano maggiore, perché più la ruota è grande, più va veloce. Devo dire che funzionava, però è molto difficile da guidare, molto molto difficile, l'ha usata solo lui, quindi onore e merito a Moser, che l'anno scorso è stato qui a Fano a presentare il suo libro, sì, in piazza, e l'abbiamo incontrato e gli abbiamo fatto vedere di nuovo la sua bicicletta del record. Lunedì avrete l'occasione anche di ospitare un altro grande personaggio.
Sì, Enrico Paolini, sicuramente Paolini, Enrico che oggi è dietro le corse, ma lunedì sarà presente in questa manifestazione a vedere anche l'arrivo di tappa qui a Fano, proprio qui in via Gramsci, dove attendiamo molto pubblico a vedere la tappa e anche vedere questa manifestazione, questa esposizione di bici d'epoca. Dario, alla tua sinistra abbiamo un socio nonché un grandissimo esperto di ciclismo. Sì, segretario, consigliere ed espertissimo di biciclette. Quando non so e molte volte non lo so dove mettere le mani, chiamo Adriano e lui dice no, questa vite non va bene. È sicuramente il più esperto, diciamo, a livello italiano, perché scriviamo anche sulle riviste d'epoca, di biciclette d'epoca, e Adriano sicuramente è colpa sua se tutte le biciclette sono così a posto, così vere, ecco. Insomma, Adriano, è un onore averla qua, lei avrà visto centinaia, migliaia forse di gare, e quindi non tante gare seguite per televisione. Beh, diciamo che da fin da piccolo io sono stato folgorato dalla passione per il ciclismo. Mio padre mi portò, avevo 7-8 anni, a vedere un passaggio del Giro, rimasi impressionato, e da quella volta è partita una passione. Mi incantavo più a guardare le biciclette da corsa che le motociclette, le macchine, cose del genere. Quindi lunedì non potrà mancare? No, senz'altro sarò qui, certo, certo. Ci racconta anche qualche aneddoto di quello che lei ha vissuto o di qualche bicicletta che ha sistemato? Ma diciamo, io ne ho sistemate circa 450, quindi possiamo scrivere un libro più che aneddoto. E a volte, ecco, mi trovo a mettere a posto delle biciclette disastrate e rovinate da gente inesperta, e per me, ecco, è come ricominciare una vita da capo. Io smonto tutto, scelgo i pezzi giusti, tolgo quelli che non servono e metto a posto, diciamo, gli originali per avere una bicicletta perfettamente allineata, diciamo, all'epoca in cui è nata, ecco. Ma quando le biciclette vanno nelle mani di Adriano, sì, ritornano nuove. Sono a posto, e soprattutto lui non fa crocche, non scende a compromessi, mette sempre. Ci troviamo spesso, sì, a fare qualche discussione e dico: ma questo non potrebbe. No, questo non va bene. Noi abbiamo. Un perfezionista, no, giusto? Abbiamo un'immagine da difendere, bisogna che curiamo i dettagli fino, diciamo, al massimo. Ecco. Anche perché a livello mondiale possiamo dire che la nostra esposizione è una delle più grandi e più rinomate, nel senso che non c'è altri musei che hanno così tante biciclette dal 1910 al 1988 e così tutte curate e perfette nella loro esposizione, nella loro fattura. Quindi un orgoglio anche per il nostro territorio. Giuseppe, voi avete portato qua una bicicletta che è vincitrice del campionato del mondo del 2009. A differenza delle altre, l'avete costruita proprio voi qua, perché avete l'officina a Bellocchio, ovviamente USEI. Esatto, noi siamo nati come rivenditori di bici dal 1934, ma ormai da quasi 40 anni siamo costruttori. Quindi questo è il nostro fiore all'occhiello, diciamo, il risultato sportivo maggiore e più ambito che uno possa avere nel corso di una carriera lavorativa ed agonistica, nel caso del ragazzo che ha vinto il mondiale. Ecco, di chi parliamo? Perché era una gara paralimpica. Parliamo di un campionato del mondo di categoria paralimpico, vinto nel 2009 con la nostra bicicletta da cronometro. Da chi? Da Michele Pittacolo. Michele Pittacolo, che è un ragazzo friulano che ancora corre e ancora fa risultati ad alto livello. Una bella soddisfazione, ma quali sono le peculiarità? Le peculiarità di questa bici sono chiaramente costruite per ottenere il massimo risultato come leggerezza e soprattutto come aerodinamica, per poter sviluppare la massima velocità. Quindi materiali? Materiali completamente in carbonio, parliamo di una bici comunque di quasi un decennio fa, ma ancora completamente attuale, tutta costruita in carbonio, escluso il manubrio, con ruota posteriore lenticolare, quindi il massimo dell'aerodinamica, e con una ruota anteriore altrettanto aerodinamica, ma a profilo rialzato. L'avete costruita nello stesso anno, quindi nel 2009. Quanto tempo avete impiegato, ma anche quanto è costato il tutto? Ma questo qua è un progetto, diciamo, che nasce da un disegno e poi vengono costruiti uno per uno a mano, quindi per costruire una bicicletta del genere materialmente ci vogliono circa 15 giorni lavorativi. Ma pensavo molto di più. Sicuramente con tutto lo studio alle spalle e l'esperienza accumulata nel tempo, che è incalcolabile. Il prezzo invece?
Era una bici che all'epoca costava sui 5.000-5.500 euro e più o meno attualmente, rifacendola, siamo su quelle cifre lì. Beh, sicuramente oggi avrà un valore maggiore visto insomma tutto quello che ha passato. Sì, sì, esatto, la storia le ha dato sicuramente un valore maggiore, sicuramente affettivo a noi della Eusebi. Adriano, quella alle sue spalle che bici è? È una bicicletta francese degli anni 40, quindi costruita durante la guerra, con dei criteri modernissimi perché non vediamo saldature di acciaio, niente. Oltretutto la bicicletta è realizzata con profili di alluminio legati con delle fasce imbullonate. È di una leggerezza assoluta per l'epoca, quanto si facevano delle biciclette che pesavano 10-11 kg, questa poteva pesare 8 kg e mezzo circa. Per quegli anni era estremamente innovativa. È decisamente innovativa, oltretutto dal punto di vista estetico bellissima e come qualità eccezionale. Vediamo dei pezzi in fusione che per gli altri erano solamente lamiere stampate, piegate, e è la progenitrice di una marca italiana che si chiama Alan di Sacco Longo vicino a Padova, di cui possiamo ammirare un esemplare qua adesso qui vicino, e vediamo le analogie fra queste congiunzioni e queste di una marca italiana che ha avuto molto successo. Stefano, una corsa antica bagnata dai due mari, si legge in questa torta che davvero ogni volta è spettacolare, ogni volta ti superi. No, ho pensato alla Tirreno Adriatico, in effetti è la corsa, l'unica corsa che ufficialmente è bagnata dai due mari, ma più che altro è una torta dedicata ai ciclisti, perché pensando al Tirreno Adriatico ho pensato ai ciclisti. E cosa c'è di meglio di fare una torta energetica nel senso di cioccolato, zabaglione con le uova, proprio con le uova fresche, e bagnate col ginseng, che è una preziosità, è una cosina, un qualcosa in più, diciamo, no? Quindi è quello che ti fa dare lo scatto in più, la volata in più. Con una fetta di torta si va in discesa. Non potevi farla più perfetta, davvero. E ovviamente ricoperta di panna. Abbiamo appena visto il taglio della torta, adesso procediamo con il taglio dei vari pezzi. Con l'assaggio, grazie. In divisa sportiva l'associazione La Centinarolese sono insieme al presidente Lorenzo e anche alcuni partecipanti del gruppo, alcuni associati. Quando è nata la vostra associazione? È nata 9 anni fa. E un gruppo di amici, abbiamo iniziato ad andare in bici e abbiamo costituito questa società per fare le nostre passeggiate. Prevalentemente il fine settimana? Fine settimana, tutti sabato mattina e domenica mattina ci si ritrova insieme davanti al bar Centinarolese, a Centinarolese, il nostro punto di ritrovo, e lì la partenza. Partecipate anche a delle gare? Partecipiamo di solito ad un percorso di medio fondo che si chiama Pedalando tra mari e colline, un circuito di medio fondo non agonistiche che prevedono belle passeggiate sul territorio e poi si concludono di solito a pranzo tutti assieme, e quindi è molto conviviale. Certo, però li organizzate pure? Ma noi organizziamo, molto importante, una gara in luglio, la terza domenica di luglio, è già 3 anni che la facciamo, una gara a livello nazionale per i giovani, ciclismo giovanile, la categoria allievi, con squadre provenienti da tutte le regioni d'Italia. E questo è il nostro fiore all'occhiello e ne andiamo fieri, perché è una gara che organizziamo in ricordo di due nostri amici che ci hanno lasciato troppo prematuramente, e si chiama Memorial Michele e Stefano, ed è una cosa molto bella. Ed è venuta anche una persona molto importante. Ma diciamo che siamo stati fortunati, perché nelle 3 edizioni due volte abbiamo avuto l'onore di ospitare il campione italiano nella sua prima uscita con la maglia tricolore. Tra l'altro i due vincitori della prima e della seconda edizione poi si sono laureati campione italiano, per cui diciamo che la nostra corsa porta bene. Assolutamente, e non potevate mancare oggi questa mostra da appassionati. Caterina ci ha chiamato e siamo venuti anche con le nostre maglie, così per portare il nostro apporto, il nostro entusiasmo, perché poi avere il ciclismo Fano di questi livelli è molto, molto piacevole, quindi certo. Grazie, buon proseguimento. Grazie. Tra i vari espositori non poteva mancare anche Cicli Mancini di Fano. Certamente, abbiamo Guglielmo Mancini,
che è un'istituzione qui a Fano con le sue biciclette. Lui ha la Bianchi come la Bianchi di Pantano, di Pantani, non a caso. Quindi abbiamo Guglielmo che ci ha offerto in esposizione qui questa bellissima Bianchi che ricorda le gesta del pirata. Un'altra bici d'epoca importante, Guglielmo. Ma certo, è la bici di Pantani, purtroppo è questa. Pantani non c'è più, però la bici è rimasta. Ci può raccontare qualche caratteristica? Ma caratteristiche, diciamo, questo è l'ultimo modello della Bianchi che ha fatto quest'anno. E perciò è tutta rinnovata, anche il telaio. I componenti, beh, sono sempre quelli, Shimano più o meno, ma è una bicicletta molto molto grintosa anche per le gare, per la salita, leggera, e perciò è completa, basta il motore da sopra. Certo. Lunedì la ritroveremo qua in Viale Gramsci? Come no, sono stato dietro parecchi anni io anche con i professionisti, certo, come meccanico, perciò conosco un po' tutti. Certo. Allora Dario, insomma, tanti gli organizzatori, gli espositori che hanno aderito a questa iniziativa, e con piacere. Ringraziamo tutti gli espositori, in questo caso abbiamo, diciamo, la Bianchi di Mancini, che ha anche i frenadisco, per chi non lo sa, ecco, sono entrati i frenadisco per essere più in sicurezza anche con la bicicletta, per frenare meglio, e questa Bianchi è proprio l'ultima moderna, ultramoderna. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto in questa manifestazione, perché anche con il loro contributo siamo riusciti a organizzarla. E altre istituzioni a Fano, le bici di Cascioli. Filippo, che cosa abbiamo qua? Questa dovrebbe essere una replica, da come mi raccontate. Esatto, sì. Diciamo che innanzitutto sono molto contento per il fatto che quest'anno abbiamo ripreso un marchio come Viscontea, un marchio storico della bicicletta italiana, specializzata nelle bici da corsa. E, diciamo che oggi Viscontea ripropone modelli sullo stile vintage sportivo, biciclette sicuramente con una linea molto accattivante, che nonostante l'assetto corsaiolo, diciamo così, è una bici che però permette all'utente di vivere la quotidianità, la città, il ciclismo urbano, anche perché poi è adattabile, potrebbe essere adattabile con portapacchi per portare borse, e quindi utilizzata a 360 gradi. Sarebbe una replica di che anno? 1937. Eppure si può utilizzare anche nel 2018, è fantastico. Assolutamente, poi nel 2019, 2020, a voglia, avanti. Vita naturale durante. Quindi insomma, qualche particolarità invece di questa qua? Allora, questa qui è una bicicletta, appunto, come dicevo, che richiama le classiche biciclette 1940, come si evince dal nome replica 1937. Sicuramente possiamo notare i classici telai ad innesto, la cromatura. Questa bicicletta è verniciata completamente in Italia e assemblata in Italia, a Cesena. Questo è una parentesi importante, specialmente oggi che il sistema catena di montaggio ci impone anche magari alle volte purtroppo di preferire magari l'abbassamento dei costi. Esatto, sicuramente. Comunque leggerissima. Sì, siamo intorno ai 15 kg. Ovviamente non possiamo fare il confronto con quelle che sono le biciclette super innovative di oggi, però ripeto, una bicicletta assolutamente comoda per qualsiasi tipo di utilizzo, magari non per andare a fare una gara come può essere quella di lunedì, però ci si può, insomma, si può, la possiamo acquistare tutti, assolutamente, anche perché è uno stile, diciamo, sicuramente una bicicletta per chi anche vuole avere qualcosa per farsi notare, sicuramente. Particolare, sicuramente, grazie. Grazie. Antonella, innanzitutto dobbiamo dire che avete messo a disposizione la scuola e anche il personale. Sì, è veramente un onore e un piacere aver messo a disposizione di questo meraviglioso evento non soltanto il nostro edificio, quindi il Plesso Corridone, ma anche il personale ATA. Quindi la scuola sarà aperta in via eccezionale domani, sia di mattina che di pomeriggio, e anche lunedì mattina e pomeriggio, e quindi i bambini
saranno a casa, però potranno venire a visitare questa meravigliosa mostra. È vero, quindi non faranno insomma le normali lezioni, ma questa potrebbe essere una lezione molto diversa, sì, in particolare, che sicuramente insegnerà loro tante cose, anche perché è un'occasione forse unica. Unica, è veramente un'occasione unica. Io non nego che mi sono molto emozionata prima a vedere proprio la bici di Pantani, quindi è una grande emozione e sarà così anche per loro. E poi sviluppiamo quella che noi chiamiamo la coscienza ecologica dei bambini, quindi anche perché noi spesso diciamo loro e anche ai loro genitori di venire a scuola in bici, quindi quale occasione migliore per dirlo è questa. Grazie a lei. Assessore, Fano sarà teatro di uno spettacolare arrivo su Viale Gramsci, quest'anno con tre passaggi. Esatto, sarà una bella festa di sport e per la città di Fano è un grande evento internazionale. Io sento la città che ha un grande coinvolgimento perché di appassionati di ciclismo ce ne sono tantissimi a Fano, oltre alla nostra società dei bambini, ma tanti amatori. E non è un caso che ci sia stata una bella partecipazione anche dei nostri negozianti di biciclette fanesi, che oltre a vendere bici da corsa vendono bici di tutti i tipi e qui hanno esposto una bella bici da corsa. Li ringrazio e c'è stata una bella partecipazione cittadina, nonché il pasticcere che è sempre vicino allo sport, quindi ringrazio veramente tutti. È stata creata un po' anche una mostra diffusa in tutta la città, in particolare con i negozianti che sono lungo il percorso. Esatto, alcuni negozi dentro il percorso hanno deciso di esporre una bicicletta, chi sul balcone, chi sopra il reparto gelati, di tutto di più, con la creatività fanese, e hanno creato anche curiosità nelle persone che prendono un banale caffè e chiedono che cos'è questa bicicletta. Oggi avete inaugurato questa mostra con un taglio della torta di un grande maestro fanese che ne ha dedicata una proprio al ciclismo. Esatto, il Caffè del Pasticcere ha dimostrato di essere sempre attento ai grandi eventi cittadini, come spesso è accaduto al Carnevale, per questa tappa della Tirreno Adriatico c'era una bellissima e buonissima torta dedicata a tutti noi. Verranno chiuse anche due scuole, una proprio questa. Esatto, questa scuola è nel cuore del percorso di arrivo e quindi ha deciso di aprire le porte a un momento diverso, quindi anche con la dirigente Antonella Spadaccio, che ringrazio davvero, c'è stata una bella apertura del mondo della scuola verso gli eventi espositivi, in questo caso sportivo-culturali. Sandro Goffi, esperto di ciclismo, nonché uno dei fondatori della società ciclistica dilettantistica Alma Juventus Fano. Abbiamo avuto l'onore anche di averti nei nostri studi per realizzare una delle puntate dedicate proprio alla Tirreno Adriatico, nelle quali ci hai raccontato un po' l'organizzazione anche di alcuni eventi proprio da te seguiti. Sì, io ho organizzato, ho collaborato più che organizzato col Comune di Fano a due tappe del Giro delle Regioni in diversi anni, che adesso non ricordo quali anni, ma per due anni non di seguito. Ho organizzato la settimana tricolore, che le gare in pista si svolgevano a Pesaro, le gare a cronometro a Fano e le gare in circuito su strada a Piobbico. Ho organizzato la tappa del Giro d'Italia a Fano del 1983. Sono state tante le manifestazioni organizzate. Sono stato il promotore del circuito ciclistico Enzo Marconi, che ho fatto una prima petizione di firme all'inaugurazione del circuito. Sono passati esattamente 18 anni. Poi al momento della costruzione del circuito è deceduto con un incidente aereo l'altro collaboratore, anzi più che collaboratore era lo sponsor, Enzo Marconi, a cui gli abbiamo dedicato il circuito. Ma quando è nata questa passione, Sandro? Ormai sono passati diversi anni. Ma io sono stato sempre appassionato di ciclismo, però non ho mai praticato. Fin dall'età dei 18-20 anni sono stato giudice di gara regionale della Federazione Ciclistica Italiana, tuttora tesserato, ma non opero più per raggiunti limiti d'età. Ammirato anche questa mostra, ha già avuto l'occasione. Sì, la mostra mi è piaciuta moltissimo, ci sono le biciclette, ho visto dal 1923 ai tempi d'oggi. Sindaco, sono passati diversi anni dal Giro d'Italia, quest'anno arriva la Tirreno Adriatico, farà tappa proprio in Viale Gramsci, la prima volta a Fano, così come per questa mostra. Sì, è veramente, sono due prime volte, la prima volta la Tirreno Adriatico ed è un risultato straordinario, una tappa ambita. Ma soprattutto non è un traguardo così veloce, è veloce perché è una corsa veloce, ma in realtà c'è un circuito
della nostra città. Un'occasione straordinaria, grazie alla Regione che ci ha aiutato ed è intervenuta anche con un contributo importante, ma soprattutto ci sono 184 paesi del mondo collegati fra dirette, differite e servizi con la città di Fano per questa gara. È una gara che vede tutti i più importanti campioni di ciclismo, ne manca solo uno, quindi anche sotto questo aspetto è una delle gare più importanti proprio a inizio attività agonistica. E proprio per l'occasione si è creato anche un grande movimento dalle associazioni ciclistiche, dai negozianti, da tante associazioni, tra cui anche questa mostra di biciclette storiche, bellissima, è una parte di una mostra che è ancora più grande, che pensiamo anche di ospitare in altri momenti, per cui veramente è una bella festa di ciclismo, una bella festa di sport, una bella festa per la nostra città, una bella promozione, quindi speriamo adesso nel tempo che ci sia vicino.